Vi ringrazio della vostra presenza qui stamattina e soprattutto ringraziamo il Presidente della Regione Campania, onorevole Vincenzo Zuppa. Lo ringraziamo perché in questa nostra piccola realtà chiaramente abbiamo bisogno di, soprattutto di avere notizie, credo, sui problemi più importanti che sono dovuti all'emergenza Covid, eccetera. Però ci sono anche altri problemi che gli operatori mi hanno già segnalato e io ho provveduto, diciamo, già a segnalare a mia volta alla segreteria del Presidente, e quindi senza perderci in chiacchiere, cosa mi auspico che sia un incontro con tutti gli operatori capresi, che sia un incontro operativo e non teorico, né questo vuole essere una convention o chissà che cosa. Conosciamo il Presidente come un uomo molto pratico, programmatico, l'abbiamo visto soprattutto di come ha affrontato l'emergenza coronavirus. Io inviterei i sindaci di Cagliari e Anacapri a fare un breve saluto e poi darei subito la parola al Presidente, non tralasciando di ringraziare le autorità di pubblica sicurezza e i carabinieri che ci hanno assistito in questa giornata, anche se non è una giornata voglio dire pubblica, istituzionale, eccetera, ma è chiaro che il loro appoggio e il loro supporto ci serve e ci servirà sempre. Grazie alla dottoressa, alla stessa Catano, grazie ai carabinieri qui presenti e al maresciallo reggente Bernardo. La parola credo per motivi di ospitalità credo voglio invitare il sindaco di Anacapri, Alessandro Scoppa, a fare un saluto e poi sarà la volta del sindaco Marino Ricco e poi sentiremo, prenderemo dalle labbra del Presidente. Grazie. Buongiorno a tutti. Buongiorno Presidente, innanzitutto vorrei ringraziare a nome di tutta la città di Anacapri e di Capri per tutto quello che ha fatto per noi, soprattutto per la forza che ha messo in campo per difendere tutti noi da questa emergenza. Noi a partire da febbraio, marzo abbiamo lavorato solo, devo dire la verità, non senza problemi, però abbiamo tenuto la barra dritta, non ci siamo fatti spaventare, devo dire anche con il sindaco di Capri che abbiamo fatto un ottimo lavoro. Certamente tutto è perfettibile, possiamo ancora migliorare, adesso ci aspetta la sfida a parte elettorale sicuramente per tutti quanti, ma quello che ci aspetta la parte invernale dove la scuola farà la parte del leone. E sicuramente ci saranno molte cose da mettere a punto, molte cose da risolvere, però sinceramente sono convinto che noi ci riusciremo come siamo usciti dall'emergenza di marzo, così come abbiamo affrontato poi tutta la problematica estiva, tutti i flussi turistici. Non ci dimentichiamo che l'isola di Capri è un'eccezione mondiale, ci sono migliaia di persone che arrivavano quotidianamente sull'isola, quindi insomma con le forze di polizia, carabinieri, polizia municipale e tutti i cittadini, insomma, siamo riusciti a portare a casa un risultato più che accettabile, devo dire la verità, nonostante tutti i timori e delle tristezze. Questo posto che per la sua storia e per la sua orografia è ricca di flussi turistici, ricca di persone, ma con spazi piccolissimi. Non è stata una passeggiata, però siamo riusciti a uscire con la testa alta. E quindi passo la parola al collega Marino, che sarà il nome di Capri sicuramente, e la ringrazio ancora. Difficile diciamo, dire tutto quello che sono i sentimenti rispetto ad un'esperienza durissima che abbiamo vissuto, e oggi qui abbiamo il Presidente della Giunta regionale che in realtà in questi mesi è stato vicinissimo a tutti quanti noi. Io devo dire che questa esperienza ci ha insegnato molte cose.
ci ha permesso, diciamo, di avere una struttura regionale vicina, sempre disponibile, e non lo dico per fare piaggerio, per fare il cosiddetto ruffiano col Presidente, ma l'ho vissuta con la Giunta e l'amministrazione comunale in prima persona, e devo dire che in un momento difficile, difficilissimo, per tutta l'Italia, ma per la Campania, per Capri in particolare, che doveva salvaguardare la sua immagine, la sua, diciamo, la sua storia, la sua ospitalità turistica, noi siamo stati sempre accompagnati, non siamo stati mai soli. Tutte le decisioni che sono state prese a Capri sono state sempre concordate col Presidente e con la struttura regionale. Vorrei diciamo, ricordare ad esempio il protocollo d'intesa per le strutture alberghiere, che è stato un protocollo fatto dai due comuni, con l'associazione albergatore e con la regione Campania, che è un modello, diciamo, di sicurezza che è, diciamo, per la regione Campania. Ed è stato un modello importante che ci ha permesso, diciamo, che in caso di emergenza avere un percorso per salvaguardare la nostra attività turistica alberghiera, che è la cosa, che è la prima industria di questo, diciamo, di questo paese. Ed è stata un'esperienza molto, diciamo, particolare, perché ci siamo tutti quanti dovuti inventare delle cose completamente nuove. Io devo dire, lo dico pubblicamente, perché la verità, il Presidente ci ha fornito uomini e mezzi, come ad esempio il direttore dell'ASL, Bruno Cesario, che ci è stato vicino in momenti molto, diciamo, particolari, ma abbiamo avuto una diciamo, corrispondenza continua e costante su tutto quello che era l'emergenza nelle sue varie fasi. Ed è stata una situazione molto complicata e continua ancora oggi, tutti i giorni, diciamo, nel monitoraggio, nell'assistenza, nella mappatura di tutto quello che sono gli elementi che dobbiamo in questo momento contenere per evitare poi problemi più avanti. Quindi, diciamo, un ringraziamento pubblico che io faccio a nome dell'amministrazione, del Consiglio Comunale, che è l'onore di rappresentare della comunità, perché, diciamo, se siamo stati sostanzialmente, diciamo, integri e ci siamo, non abbiamo avuto focolai, diciamo, che ci avrebbero sicuramente distrutto anche dal nostro punto di vista di immagine, oltre che di salute, lo dobbiamo a questa strettissima collaborazione e alla certezza che non siamo stati mai soli. Questo, diciamo, è importante, abbiamo avuto sempre un collaboramento costante. Voglio anche sottolineare che non c'è stata solo l'emergenza Covid, per cui ancora oggi abbiamo continui contatti, e quindi, diciamo, ma non ci si è distratti da quelle che sono le problematiche del paese. Noi abbiamo, diciamo, prima abbiamo fatto vedere con il vice sindaco la zona dell'intervento che abbiamo avuto finanziata la regione per la sistemazione del porto commerciale di Marina Grande, e che praticamente è un intervento che è stato finanziato, già il progetto si è in una fase molto avanzata, e riteniamo che entro l'anno prossimo si andrà in gara e quindi procederemo a un intervento importante, come la stessa attenzione c'è stata per quanto riguarda la concessione del porto turistico. E la cosa più importante di tutte è che finalmente, grazie alla sua gestione, partono i lavori in maniera seria, precisa e puntuale dell'ospedale di Capri. Perché, diciamo, altrimenti tutto questo ci rimangono ghiacci. Quindi, diciamo, diciamo, da una parte c'è stata l'attenzione verso questa emergenza, un'emergenza, diciamo, mondiale ed è importantissima, d'altra parte c'è stata anche, diciamo, l'attenzione verso quelle sono le varie problematiche che mano a mano abbiamo avuto, quindi non ci si è distratto dalla gestione cosiddetta ordinaria, ma per noi importante, della nostra comunità. Quindi, diciamo, io ringrazio tutti, anche gli operatori, diciamo, che sono venuti qui, rappresentanti delle categorie, perché è importante, diciamo, capire in questo momento com'è, cioè, la situazione. E torno a ripetere, Presidente, io ho avuto tante volte la possibilità di parlare con lei, con la sua struttura, ci siamo sentiti. Io devo dire la verità, noi come comunità, in una situazione gravissima, non ci siamo mai sentiti abbandonati. E per noi questo, non valgono più le ideologie, valgono gli uomini. E, diciamo, penso che lei ha dimostrato in questa situazione e per la nostra comunità grande attenzione, quindi la ringrazio pubblicamente. Allora, cari amici, grazie per la vostra presenza, grazie ai colleghi sindaci, grazie a Vito 5 che mi ha accompagnato, ha avuto la cortesia di promuovere anche questo incontro con grande amicizia, grazie agli operatori che sono presenti qui questa mattina. Era per me un'occasione per dare un ulteriore segno di attenzione a Capri, per venire a spiegare quello che stiamo facendo, per dare serenità ai nostri concittadini.
La serenità nasce dalla consapevolezza dei problemi, dal sapere con esattezza quello che sta succedendo e quello che stiamo facendo, con grande sincerità e onestà intellettuale. Vi dico alcune cose sulla situazione generale, poi alcune cose su Capri e su quello che ha fatto, farà la Regione per Capri. Voi sapete che siamo di fronte ad una piccola ondata di riaccensione dell'epidemia. Noi veniamo da mesi difficili, mesi che hanno stressato la Regione, l'apparato sanitario della Regione. Tenete sempre conto del fatto che ci sono donne e uomini di carne ed ossa che dal mese di gennaio o febbraio non conoscono orario, non conoscono giorno, notte, non conoscono la famiglia, hanno dato l'anima per garantire le condizioni di sicurezza del territorio campano. Ricordo due cose anche ai cittadini capri. La prima è che la Campania è la regione d'Italia con la più alta densità abitativi, quindi la regione più complicata da gestire, più delicata. Abbiamo oltre 350 abitanti per chilometro quadrato. In alcuni quartieri del centro storico di Napoli abbiamo 20.000 abitanti per chilometro quadrato. Nei comuni dell'area pelvesuviana, San Giorgio a Cremano, Ercolano, Portici, abbiamo una densità abitativa a livello di Singapore, di Hong Kong. Se avessimo perso il controllo sul territorio, la Campania avrebbe vissuto un'ecatombe. Per questo abbiamo dovuto prendere da subito misure rigorose e abbiamo dovuto anticipare alcune misure, a volte 15 giorni prima del governo nazionale o di altre regioni d'Italia. Io ricordo una data, 28 febbraio. 28 febbraio abbiamo bloccato tutte le gite scolastiche, ricordo anche i problemi, le famiglie avevano già pagato, i trasportatori. Avevamo avuto allora la percezione che stavamo sull'orlo del baratro. Abbiamo deciso allora, unici in Italia, di chiudere tutto. Devo dire che dopo un primo momento di sbandamento la gente ha capito che stavamo decidendo di salvare la vita dei nostri cari, delle nostre famiglie. Quelle decisioni di allora ci hanno salvato. Oggi è semplice, quando devi decidere di mettere in quarantena per 15 giorni 15 comuni del Vallo di Diano, non è una cosa semplice, decidi di chiudere, non si entra e non si esce per 15 giorni. Quando decidi di fare la stessa cosa per Ariano Irpino, quando ti ritrovi a Mondragone, 5 palazzine occupate da 800 persone di etnia rom, bulgari, rumeni, e hai trovato un focolaio di contagio e decidi di chiuderli per 15 giorni, non è semplice. Quando ancora ad agosto, la prima settimana di agosto, ci viene comunicato che abbiamo un focolaio a Sant'Antonio Abate, perché c'è un'azienda turistica di tempo libero, la Sonrisa, dove abbiamo 26 positivi. E beh, quando decidi di prendere in mano poi Sant'Antonio Abate, di fare la quarantena per tutto il quartiere della regione di Pendè, e poi fare agosto, 10 agosto, 13.000 test sierologici a tutti gli abitanti di Sant'Antonio Abate, beh, vuol dire che hai mantenuto il controllo della situazione. La Campania, nessuno lo credeva, è uscita a testa alta dai mesi dell'epidemia. Ci siamo salvati. Abbiamo avuto il coraggio di decidere, abbiamo avuto anche il senso di responsabilità e il disciplinamento dei nostri concittadini. Non era scontato, soprattutto in alcune zone dell'area metropolitana della regione. In altri territori del nostro paese si sono contati i morti a migliaia. Nelle residenze per anziani che abbiamo nella regione Campania sono 99, non abbiamo avuto quasi nessun decesso. Abbiamo avuto pochissimi decessi di persone che avevano altre patologie cardiologiche e neurologiche. Abbiamo fatto davvero un lavoro immenso. Tenete conto che noi venivamo da 10 anni di commissariamento ed eravamo usciti dal commissariamento a novembre dello scorso anno. E meno male che abbiamo assunto 800 infermieri fra novembre e dicembre dello scorso anno, proprio perché eravamo usciti dal commissariamento. Ancora oggi stiamo prendendo decisioni difficili.
abbiamo deciso il 12 agosto di fare un'ordinanza per rendere obbligatorio il tampone e l'isolamento domiciliare per i cittadini campani che vengono dai paesi esteri e negli ultimi giorni dalla Sardegna. Anche questa non era una decisione semplice, qualcuno ha avuto il mal di pancia, ma se il 2, il 3, il 4 agosto registriamo il fatto che chi rientrava dalla Grecia, da Malta, decine di contagi, dalla Croazia, dall'Ucraina, dalla Romania, anche badanti che andavano a trovare i familiari che ritornavano in Italia, e poi dalla Francia, poi dalla Spagna, era un atto di responsabilità dire: da questo momento dobbiamo controllare tutti quelli che rientrano. Poi ci sarà qualcuno che sfugge, ci sarà qualcuno che arriva per via autonoma alla Sardegna, per l'amor di Dio. Ma oggi decidiamo quello che sarà la Campania fra un mese e mezzo. O facciamo oggi un lavoro rigoroso, ossessivo di controllo, oppure fra un mese ci leccheremo le ferite e saremo costretti a chiudere. Sapete quanti sono, il dato è di ieri, sapete quanti sono quelli che noi abbiamo individuato avendo deciso il 12 agosto di rendere obbligatorio il tamponamento? Oltre 2.000 positivi al Covid, più altre 900 persone che avevano avuto contatti diretti o indiretti con i positivi che abbiamo individuato. E siccome i positivi che individuiamo oggi sono al 90% asintomatici, non hanno febbre, non hanno difficoltà polmonari e respiratorie, provate a immaginare che cosa sarebbe oggi la Campania se avessimo in giro per la Campania 3.000 persone contagiate, asintomatiche, cioè senza nessun problema, ma che diventavano un vettore di contagio pericolosissimo. Se non avessimo fatto quello che stiamo facendo in queste ore, noi fra un mese e mezzo, avremmo dovuto chiudere la Campania. È chiaro? Lo dico a qualcuno che fa finta sempre di non capire. Noi non abbiamo intenzione di fare finta. Quando c'è un problema lo prendiamo di petto e lo risolviamo. Così si governa, quando si ha coraggio e senso di responsabilità. Ed è quello che abbiamo fatto nei mesi passati e che continueremo a fare finché non si conclude l'onda dei rientri. Queste misure le stiamo tenendo in piedi anche perché dovremmo riaprire l'anno scolastico a breve. Voglio chiarire anche questo dato. Il governo ha dato un orientamento per l'apertura il 14 settembre. La regione Campania è l'unica regione che ha considerato demenziale l'atteggiamento del governo italiano. Noi avremmo dovuto votare l'ultima settimana di luglio, come ha proposto, solo la Campania. Poi governo e opposizione hanno deciso, per motivi di politica politicante, per ragioni opposte, di andare a settembre, pur sapendo che a settembre avremmo avuto problemi, pur sapendo che un comune, se deve organizzare nelle stesse giornate gli edifici scolastici, i lavori di manutenzione e poi preparare i seggi elettorali e poi fare la sanificazione, è chiaro che va in difficoltà. Ma siccome siamo in un paese di ipocriti, abbiamo deciso, per ragioni di politica politicante, di cumulare le due scadenze. Sapevamo che saremmo andati in difficoltà, ma per vostra informazione la Campania è stata l'unica regione a non dare il consenso al governo per le scelte che ha fatto. Poi d'accordo tutti quanti, chi? La Lega, perché aspettava l'emergere della crisi sociale a settembre per raccattare un po' di voti. Chi? I 5 Stelle, perché aspettava di fare il referendum per poter dire che abbiamo fatto una grande battaglia contro la casta. Queste sono tutte palle. La verità è che l'unica emergenza vera era aprire l'anno scolastico in condizioni di sicurezza e avremmo dovuto concentrare tutte le energie su questo obiettivo, liberandoci delle elezioni l'ultima settimana di luglio. Stavamo tranquilli tutti quanti. In Francia hanno votato un mese prima l'ultima settimana di luglio. Qui no, perché bisognava fare altri calcoli di politica politicante, quindi della scuola se ne sono infischiati. In questo momento la situazione è questa: noi non sappiamo quanti sono i docenti effettivamente disponibili, non sappiamo quanti saranno gli studenti. Abbiamo avuto due altre misure rispetto alle quali la Regione Campania è stata in dissenso e faremo come diciamo noi, non come dice il governo.
hanno deciso che lo screening a carico del personale scolastico debba essere volontario. Questo è un atto di imbecillità. Cioè i dipendenti comunali devono avere il tesserino sanitario, si devono fare la visita sanitaria perché sono a contatto con il pubblico, devono certificare che non hanno la tubercolosi, non hanno malattie infettive. Poi il personale scolastico che gestisce decine di migliaia di bambini e di ragazzi deve fare il test volontario. In Campania il test sarà obbligatorio, altrimenti il personale non entra nelle scuole. Io non posso mandare i miei figli a scuola senza sapere se i bidet, i docenti sono andati in Grecia, sono andati a Malta, sono andati in Francia, in Spagna e sono tranquilli. Mi pare un atto minimo di responsabilità. La seconda decisione cervellotica del governo, la misurazione della temperatura di alunni viene fatta a casa la mattina. Ma si può essere così imbecille? Voi pensate che la mattina la gente va di corsa, riesce a farsi neanche il caffè e misura la temperatura? Ma come si può? Allora in questo momento stiamo acquistando 1500 termoscanner come Regione Campania. Li daremo ai dirigenti scolastici perché magari perdendo qualche minuto in più, facendo lo scaglionamento delle entrate, abbiamo la possibilità di misurare la temperatura. Cioè a me misura la temperatura quando vado in un albergo, quando vado in un ristorante, poi vado in una scuola. Ci affidiamo alla buona volontà della mamma, del padre che magari se ne va di corsa la mattina per andare a lavorare. In questo momento siamo in questa situazione. Io non ho oggi il dato di quanti del personale scolastico hanno fatto il test sierologico. Giovedì sera avremo una riunione con i sindacati della scuola, avremo una riunione con i rappresentanti dell'ANCI. L'ANCI per la verità ha già chiesto alla regione di prorogare l'apertura dell'anno scolastico. Faremo una valutazione oggettiva. Perché non ho voluto anticipare il rinvio dell'anno scolastico? Perché in questo momento da Roma devono decidere l'invio dei test sierologici e devono decidere anche l'invio dei banchi monouso singoli nei territori. E quindi ho avuto la preoccupazione che se avessimo detto un mese fa noi apriamo il 24, non arrivava neanche un banco, neanche un test sierologico. Allora andiamo avanti fino all'ultimo minuto utile per farci mandare i banchi singoli che hanno cominciato a produrre. Poi entro fine settimana prenderemo le nostre decisioni. Un po' di malizia, diciamo, che abbiamo verificato che quando c'era da mandare le mascherine a metà marzo o i ventilatori polmonari in Campania non arrivava niente. Abbiamo dovuto fare la guerra per farci mandare cose che ci hanno portato al limite. Eravamo arrivati a 48 ore di autonomia del 118 per i dispositivi di sicurezza dei medici che andavano sulle ambulanze a prelevare i pazienti. Allora questa volta abbiamo detto mandateci prima il materiale, poi prenderemo le nostre decisioni. Ad oggi a me pare che sia problematico aprire il 14. Prendiamoci un po' di tempo, cerchiamo di avere almeno la garanzia sul personale scolare. Io non so se ci sono i docenti. C'è la possibilità entro oggi di fare la richiesta di non andare a scuola per problemi di salute o di debolezza immunologica di qualche docente. Non lo so, quindi non abbiamo certezze. Abbiamo fatto solo ieri una riunione per quanto riguarda il trasporto scolastico. Si è deciso di autorizzare la capienza dei pullman fino all'80%, io credo che non basta. Abbiamo chiesto, questa è la posizione della Campania, la copertura finanziaria per fare anche accordi con il trasporto privato. C'è tutta la rete di quei trasportatori privati che organizzavano per esempio i viaggi dei ragazzi, le gite scolastiche. Facciamo degli accordi. Così garantiamo un trasporto scolastico avendo i mezzi necessari, perché i mezzi pubblici non ce la faranno comunque a trasportare tutti gli studenti, e stiamo più tranquilli. Pare che ieri abbiano autorizzato, approvato questa richiesta che veniva dalla Regione Campania. Dunque, Covid, dobbiamo stringere i denti per una settimana, 10 giorni, obbligare all'isolamento domiciliare che rientra dall'estero finché non fa il tampone, non ha l'esito del tampone. Dopodiché staremo tranquilli. Le decisioni che abbiamo preso servono
a tutelare la serenità di vita delle nostre famiglie. Vi ho detto, abbiamo come primo dovere dare sicurezza ai nostri concittadini. Continueremo a farlo. Voglio dirvi un'altra cosa che credo un motivo di orgoglio. Vi devo dire che dopo l'esperienza del Covid non c'è più nessuno in Italia che quando arriva un cittadino napoletano, salernitano, di Capri, faccia la risatina. Oggi quando arriva un cittadino campano si alzano in piedi, hanno rispetto. È arrivata in Italia, in Europa, nel mondo, un'altra immagine di Napoli e della Campania, di efficienza, di rigore, di capacità amministrativa. Per la verità l'immagine era cominciata a cambiare un anno fa, per un altro evento che non c'entra con la sanità. Abbiamo tenuto le Universiadi a Napoli, 10 mesi, abbiamo ristrutturato 70 impianti sportivi. Ricordate, abbiamo fatto un manifesto, ricordate le immagini splendide dello stadio San Paolo ristrutturato, quando abbiamo inaugurato le Universiadi, la presenza del Presidente della Repubblica Mattarella. Abbiamo cominciato a fare arrivare nel mondo un'altra immagine di Napoli e della Campania, che era un'immagine di serietà, di rigore, di efficienza, oltre che di bellezza e di promozione turistica dei nostri territori. C'è un altro motivo di eccellenza di cui dobbiamo essere consapevoli. Mentre lavoravamo all'ultimo respiro per non perdere il controllo del territorio, abbiamo messo in piedi un piano socio-economico, unica regione d'Italia. Abbiamo immesso sul mercato 1.017.000.000 di euro per dare una mano alle imprese, alle famiglie, ai pensionati. Non lo ha fatto nessuna regione d'Italia. Non lo hanno fatto neanche regioni d'Italia che hanno il doppio del reddito pro capite della Campania. Abbiamo cominciato a dare un contributo di 2.000 euro alle piccole imprese, alle microimprese con fatturato sotto i 100.000 euro. Abbiamo in 2 settimane fatto arrivare sui conti correnti delle piccole imprese un contributo di 2.000 euro, 2 settimane. Provate a immaginare la fatica per fare 130.000 mandati di pagamento. Abbiamo dovuto fare un accordo con le Poste Italiane che ci hanno dato una grandissima collaborazione. Sono arrivati questi contributi ai piccoli imprenditori, commercianti, barbieri che hanno dovuto chiudere l'attività commerciale. Non se lo aspettavano, 2 settimane. Un'altra prova di efficienza straordinaria. Abbiamo dato a 60.000 giovani professionisti. Mi sono dimenticato di fare il calcolo di quanti piccoli imprenditori, quanti professionisti, quanti pensionati di Capri hanno avuto questo aiuto da parte della regione. Sono sicuramente migliaia le persone che hanno avuto un segno di attenzione. 1.000 euro per i giovani professionisti, architetti, ingegneri, geometri, ragionieri, gente che non è lavorato. 1.000 euro non è tanto, ma era quello che potevamo fare. Abbiamo dato ai piani sociali di zona contributi per dare una mano alle famiglie con disabili, non gravi. Abbiamo dato una mano alle famiglie con contributi che avevano bambini sotto i 15 anni. Abbiamo dato un bonus di 300 euro agli studenti per acquistare tablet, cellulari per fare lezioni anche da casa. Abbiamo rinnovato l'abbonamento gratuito per oltre 130.000 studenti dai 16 anni ai 26 anni. Siamo l'unica regione d'Italia che dà il trasporto gratuito agli studenti sotto una certa soglia di sera. Sono decine di milioni di euro che investiamo per contrastare la dispersione scolastica, ma anche perché una famiglia che ha 2 ragazzi che vanno a scuola risparmia da 700 a 900 euro. Abbiamo dato un contributo agli stagionali del turismo, 300 euro al mese per 4 mesi. E abbiamo fatto una cosa di cui io sono orgoglioso. Abbiamo portato i pensionati al minimo della Campania, quelli che hanno 400 euro al mese, per il mese di maggio e il mese di giugno a 1.000 euro al mese di pensione con il contributo della Regione Campania. Non ci avevano chiesto nulla. Era davvero la povera gente, gli abbiamo dato una mano. Siamo orgogliosi di averlo fatto. Unica regione in Italia, per un motivo preciso. Perché abbiamo ancora qui le nostre zone un senso della famiglia particolare. Avevamo visto subito l'influenza dal Covid.
perché altrimenti rischiamo di avere gli ospedali inondati di pazienti senza poter distinguere subito le diverse patologie. Abbiamo assunto altri 20 tecnici in laboratorio, ci stiamo preparando a fare 10.000 tamponi al giorno per essere in grado di dare subito i risultati quando dovessimo essere costretti a distinguere influenza da Covid. È un lavoro immane che è pienamente in corso e per il quale ovviamente vi chiedo di aiutarci con il senso di responsabilità, la collaborazione, il rispetto delle regole e quant'altro. Io guardo con fiducia al futuro, abbiamo retto anche qui, ovviamente con fatica, era una realtà turistica ricca ma difficile, in grande proiezione anche estera, mentre nel Cilento, per esempio, noi abbiamo avuto il tutto esaurito già dal mese di giugno, anzi già da maggio non si trova neanche un bed and breakfast. È chiaro che nelle aree di turismo di qualità, Costiera Amalfitana, Sorrentina, le isole, abbiamo avuto qualche problema, ovviamente. Credo che abbiamo, nonostante tutto, salvato il grosso, visto un po', parlato con i sindaci, milioni di dosi di vaccino, è chiaro che c'è un tempo anche per la messa in produzione e la distribuzione. Ma noi dobbiamo sapere che l'economia italiana, oltre che l'economia globale, oltre che il turismo, avrà un rilancio definitivo quando avremo risolto il problema. La questione delicata è come gestiamo questa fase di transizione. L'Italia ha la possibilità di avere a disposizione miliardi di euro, decine di miliardi di euro. Noi stiamo discutendo in queste ore con il governo nazionale sul recovery fund, cioè su quali filiere produttive segnalare all'Europa per strappare quei finanziamenti. È chiaro che nell'ambito delle decine di miliardi che noi dovremo avere, dobbiamo utilizzare per gli ammortizzatori sociali, per gli imprenditori in crisi, per gli stagionali che ne avranno risposte, una parte di questi miliardi. Altrimenti che abbiamo fatto a fare questa battaglia per i fondi europei? L'abbiamo fatta per salvarci in questi mesi, per evitare tragedie sociali, perché non puoi immaginare che la gente rimanga senza la possibilità di vivere. Qui forse dovremmo fare un ragionamento attento, una volta tanto, sul reddito di cittadinanza. Voi sapete che l'Italia ha deciso di prendere ogni anno 7-8 miliardi di euro e destinarli al reddito di cittadinanza. Che si fa? Continuiamo così? Quando avremo lavoratori e padri di famiglia che non hanno più un euro per mangiare, che facciamo? Continuiamo a... Perché poi l'Europa è il complice per fare. Quando abbiamo tensioni con l'Europa, è anche per questo. Se no, vi diamo i soldi, ma voi li utilizzate per fare che? Ma come farebbe qualunque gestore di impresa, di famiglia o di banca? Allora, su questo noi sicuramente apriremo un tavolo con il Ministero del Lavoro, accompagneremo per queste vertenze, lavoreremo, qui forse abbiamo anche un piccolo margine come regione per fare arrivare i lavoratori stagionali alla soglia temporale tale per consentire di avere poi sostegno dal punto di vista dell'INPS. Bed and breakfast. Allora qui c'è una questione delicata perché abbiamo ovviamente le strutture di alberghi, ristorazione, che hanno degli obblighi anche regolamentari, poi abbiamo alcune strutture un po' alla garibaldina che nascono ormai quasi in tutti i centri storici, pensate soltanto alla ristorazione, l'obbligo di fornire ai clienti il prodotto fresco, prodotto conservato, surgelato e quant'altro, è una questione che stiamo discutendo con grande attenzione da mesi. Su questo faremo gli incontri di merito con le categorie, troveremo i punti di equilibrio. Dobbiamo non far morire l'esperienza del bed and breakfast, ma non possiamo consentire operazioni di pirateria che fanno concorrenza sleale a chi poi paga l'ira di Dio di tasse e deve rispettare le regole, dalla ristorazione ai problemi di sicurezza e quant'altro. Grazie, ci stiamo già muovendo, faremo un lavoro molto attento. Zone a turismo prevalente ci siamo, non abbiamo difficoltà da questo punto di vista.
credo che andremo tranquillamente in questa direzione, quindi daremo anche qui un'attenzione necessaria alle categorie. Per il resto, senza che appesantiamo oggi la mattinata, ci vedremo, io conto di vivere a lungo, io non vorrei disturbare nessuno, ma almeno dal punto di vista della salute. Per quanto riguarda il resto, ripeto, ci auguriamo di poter lavorare davvero insieme con grande spirito di collaborazione. Ultima cosa, il biglietto da visita per le isole, il Molo Benevento, giusto una battuta. Mi ero dimenticato un'altra cosa, il biglietto da visita adesso qua lo faremo, ma faremo una cosa in più. Noi abbiamo una difficoltà con il personale sanitario nelle isole. A volte mandiamo i concorsi per medici da mandare a lavorare nelle isole e i concorsi vanno deserti. Allora abbiamo deciso di stabilire un fondo regionale di incentivo per chi viene a lavorare nelle isole. Mi pare anche giusto. Quindi i medici che vincono i concorsi per le isole avranno un terzo di retribuzione in più, perché mi pare giusto che se devo affrontare disagio per andare devo essere retribuito come adeguato. Credo che risolveremo anche questo problema, perché abbiamo avuto difficoltà. Facevamo i concorsi, ma i medici non partecipavano per questo motivo. Quindi abbiamo deciso anche di affrontare quest'altro problema in maniera concludente. Avremo modo di rivederci poi con calma nelle prossime settimane. Nelle scuole avete lo stesso problema. Oh, però non va allargare, il bilancio regionale, quello è. Diamo un incentivo a chi viene anche per le scuole. Ma sono temi che affrontiamo, perché sono questioni reali. Io credo che quando un problema è vero debba essere affrontato senza ipocrisie. Dici, voi date un contributo più, un incentivo più, e io lo diamo, mi pare giusto. Prego, signor. Creare un turismo invernale magari non sarebbe una soluzione, perché Cassi comunque potrebbe essere come tanti anni fa, quando eravamo giovani, il Cassi non chiudeva l'inverno. Quindi perché dare tutti questi incentivi quando potremmo guadagnare con il lavoro dell'isola, facendo dei festival, delle cose, e dando anche l'opportunità di venire alla gente da fuori a venire a godere dell'isola anche l'inverno. Però dovremmo avere dei collegamenti al top, che non abbiamo l'inverno. E forse anche i professionisti che vengono a lavorare sull'isola sarebbero più contenti di venire, perché venire in un'isola chiusa, signor De Luca, è una cosa allucinante. Noi siamo in lockdown tutti gli anni, da novembre fino ad aprile, e io sono caprese, sono nata qua, e quindi glielo dico con il cuore, sarebbe bello fare un turismo anche autunnale e invernale, anche per l'economia. Io la non so quale quando volete, ma è una cosa che riguarda più gli operatori turistici che bello, magari bisogna avere un aiuto. Sì, 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 tutti gli aiuti che volete, però senza fantasie estemporanee. Non è una fantasia avere noi abbiamo sempre navigato anche con delle tempeste. Avete dei mezzi adeguati che le compagnie di navigazione ci portano. Se non siamo turisti non ci portano, dicono che non si naviga. Quando poi siamo nati qua e lo sappiamo quando si naviga o meno, l'altro giorno era innavigabile il mare, si è rotto un aviscafo, comunque portano le persone. Io direi, iniziamo da queste piccole cose e rendiamo... Non sono piccole cose, perché noi possiamo fare un ragionamento con gli operatori turistici, con le compagnie di trasporto. Ovviamente vorrei che non mi sfuggesse che c'è sempre un problema di bilancio, perché io che gestisco una compagnia di navigazione ho il problema di sapere quant'è la tariffa, quanti sono i viaggiatori che porto per ogni corsa. La regione ovviamente integra, perché se non ci fosse il contributo della regione non partirebbe nessuno, però vediamo qual è il punto di equilibrio. Ovviamente credo che ci sia una soglia limite, perché se pensiamo di fare a gennaio, a febbraio i trasporti, credo che sia un po' irrealistica la cosa, perché dovremmo portare dei mezzi di trasporto imponenti. Allora, tutto quello che è realisticamente possibile, valutiamolo. Abbiamo tutto l'interesse ad allargare quanto più possibile la stagione turistica, ma ripeto, dobbiamo innanzitutto avere un interesse e un protagonismo degli investitori nel campo del turismo. Altrimenti parliamo tra di voi. Grazie a lei. Io vi ringrazio e ringrazio ancora il Presidente e le autorità presenti, e appunto vi invito, diciamo, a farci pervenire comunque altre problematiche. Noi
inoltreremo al Presidente. Grazie Presidente. Grazie a voi.